Siamo con i God of the Basement, ovvero Alessio, Rebecca, Tommaso e Enrico. I nomi li ho detti giusti, quindi già ho cominciato bene. Perfetto, sì. Allora, il vostro secondo disco, Bobby is Dead, quindi è stato sepolto definitivamente, però è una presenza che continua ad aleggiare su questo nuovo disco. Sì, è una presenza tangibile, diciamo, in questo disco. È qualcosa, è una sorta di collegamento a quello che era il nostro precedente lavoro, ma anche un'evoluzione. Abbiamo voluto, possiamo dire, rendere omaggio a una parte del nostro passato musicale. È un disco divertente, io direi, perché sembra, ascoltandolo, che vi siate proprio divertiti. Passate un po' da tutti i generi, dal rock a un'attitudine un po' più scialla, per esempio in Honesty è una canzone molto, molto allegra, molto divertente, addirittura quasi il gospel sfiorate con questi cori di bambini che mi sono piaciuti tantissimo, l'hanno fatto impazzire. Quindi mi chiedo come avete composto questo disco, che sembra veramente uscito da, non lo so, da delle prove in studio super tranquille, super rilassate. Ha avuto la scrittura di questo disco, ha avuto diverse fasi, diciamo. Ha avuto una fase iniziale un po' più, possiamo dire, classica, nel senso del trovarci insieme, suonare e sviluppare idee. E poi dopo, una volta sviluppati gli scheletri di quello che sarebbero state le nostre canzoni, abbiamo deciso di usare e mettere qualcosa di diverso, provare qualcosa di diverso, perché volevamo divertirci anche noi scrivendo, suonando questi nuovi brani. Volete aggiungere qualcosa? Ma come procedimento è stato appunto molto divertente, penso che sia passato anche all'ascoltatore, a quei pochi che per ora hanno potuto ascoltare il lavoro. È stato molto divertente perché appunto spaziare un po' fra i generi ti fa sentire sempre un po' alla ricerca di nuove soluzioni che cerchiamo di rendere il più personale possibile, creare la nostra propria identità, insomma. Ve lo chiedo perché mi incuriosisce, è stato composto prima di questo anno di pandemia? Perché mi sembra impossibile che da quest'anno che abbiamo passato sia uscito un disco così, così pieno di leggerezza, ma in senso positivo, insomma, di felicità proprio. Sì. Ma, è iniziato prima, dei pezzi vengono da pre-pandemia. Però almeno la metà del lavoro è stato svolto poi a distanza, quindi ci siamo dovuti adattare alla situazione e abbiamo dovuto anche prendere degli spunti che non riguardassero poi l'attualità, quindi ci siamo rifatti un po' a quelli che sono i nostri interessi, ci siamo rifatti appunto anche a un immaginario appunto cinematografico e ci siamo ispirati a film cult e a gruppi che abbiamo avuto anche la possibilità di approfondire ulteriormente stando a casa lì a aspettare che tutto passasse, insomma. Sì, ho letto che voi vi ispirate un po' anche alla fantascienza, la parte più ironica, potremmo dire, della fantascienza, per esempio Rick e Morty. Insomma, mi stupisce questo riferimento che per una serie, insomma, che ha milioni di fan in tutto il mondo. Alessio, sei tu l'esperto di Rick e Morty? L'ho vista un paio di volte. Solo un paio. Dall'inizio alla fine. Il fatto è che comunque, appunto, abbiamo questo... In questo disco abbiamo questo tema che è un po' quello dello spazio, comunque di queste saghe spaziali un po' ironiche, e Rick e Morty è esattamente uno degli esempi che a me piace di più, perché comunque riesce a trattare magari temi che all'apparenza possono sembrare scherzosi, ma sono seri, con un'ironia e un sarcasmo che è unico e che poi si ritrova anche nei nostri brani, secondo me.
Il disco, diciamo, contiene anche un progetto video che prosegue quello iniziato con il vostro primo lavoro, e infatti c'è il primo singolo, 66 Cigarette, che porta avanti la storia di questi due misteriosi astronauti. Fra l'altro, la regista di tutti i video sei proprio te, Rebecca. A me fa piacere, insomma, vedere una ragazza che, oltre a suonare in un gruppo, è anche proprio regista di questo progetto video misterioso, una storia che ci chiediamo come finirà. Sì, allora, questa tra l'altro è una storia che in realtà parte un po' dal primo disco e dall'ultimo singolo del primo disco, che noi abbiamo voluto pubblicare, il video più che altro, non il singolo, a ridosso dell'uscita del secondo album, per fare una sorta di ponte tra i due, un ponte estetico e un ponte, un immaginario visivo di un certo tipo. Infatti, appunto, tutto il disco ripercorre la storia di questi due personaggi, becchini, non si sa bene cosa sono, lo scopriremo nei prossimi video, che comunque dovranno uscire, almeno altri due video, e concluderanno questa storia e ci renderanno un po' più chiaro tutto, anche tutto l'album. Allora, noi siamo curiosissimi di sapere come andrà avanti la storia di questi due astronauti, anche se voi tutti e quattro mi sembrate un po' degli astronauti. Se aveste una navicella spaziale, cosa fareste? Che tipo sareste? Da Star Trek, diciamo, a, non lo so, Star Wars? Come colonizzereste le altre galassie? Una bella domanda. Sarebbe una sorta di Spaceball, esatto, ambientato in guida galattica per autostoppisti, sì, che va un po' a caso. Come fa lui in guida galattica, cioè, proprio così sarebbe bello. Comunque non punterei a conquistare niente, mi farei un po' i cazzi miei, sinceramente. Tutti i bar della galassia. Sì, tutti i bar, pub crawling giù e su per la galassia, penso sia una buona idea. Ok, io ho adorato tutte le canzoni del disco, da Ye Ye Yes a Honestly a 66 Cigarette. E fra l'altro è un disco che, proprio all'insegna del facciamo come ci pare, contiene anche dei remix e anche del, come si potrebbe dire, degli inserti sonori di altri musicisti. Come sono nate queste collaborazioni? Diciamo che a livello proprio di narrazione questo album sentivamo che avesse bisogno di questo tipo di interventi, da delle sorte di intermezzi suonati da amici con cui abbiamo collaborato, che è stato fantastico. Ovviamente le collaborazioni sono sempre una cosa molto importante per noi, a riadattamenti di brani già suonati prima, perché deve essere per noi questo album, dal primo all'ultimo pezzo, un viaggio, e deve essere ascoltato di fila. Per noi era importante, penso, questo aspetto qua. Sì, e poi appunto anche l'aspetto delle collaborazioni è una cosa sulla quale puntiamo tanto, perché tendiamo a non badare al nostro orticello, al nostro piccolo spazio, ma a coinvolgere più persone possibili in linea con la nostra visione poi musicale, perché ovviamente un posto come Firenze, ma tutti i posti hanno bisogno di mescolanza, di partecipazione attiva proprio di tutti i musicisti. Penso che sia una cosa molto positiva, appunto. Va bene, io vi ringrazio, vorrei venire a sentirvi suonare prima possibile e quindi vi chiedo le prossime date. Vai, Rebecca. No, ora il 27 giugno, domenica, facciamo il release principalmente in streaming, e poi il 9 luglio saremo alla Limonaia di Villa Strozzi, per adesso. Va bene, allora io vi faccio in bocca al lupo e, come citando uno dei vostri libri, film preferiti, grazie per tutto il pesce. Esatto. Grazie a voi. Grazie a voi, ciao. Grazie mille.